Benvenuti amici, benvenuti tutti coloro che seguono il canale del Bereano, benvenuti nel 2020. Benvenuti nel 2020, ma questo benvenuto però può non valere per tutti. No. Può non valere per tutti perché questo benvenuto vale solo per coloro che seguono, per quella parte del mondo che segue, del pianeta piuttosto, che segue il calendario gregoriano e quello giapponese, perché per esempio per chi segue il calendario giuliano, e parlo per esempio del mondo ortodosso e quella parte orientale, il capodanno sarà il 14 gennaio, il loro capodanno sarà il 14 gennaio, il 14 gennaio, il nostro, quando da noi sarà il 14 gennaio, per loro sarà capodanno. Per i cinesi, per esempio, quando da noi sarà il 25 dicembre, per loro sarà Capodanno. Per gli islamici, invece, l'anno può variare. Quest'anno, intanto, per il mondo islamico, quando da noi sarà il 19 agosto, alla sera, al tramonto del 19 agosto, fino al tramonto del 20 agosto, per loro sarà Capodanno. Per il mondo, per i tibetani per esempio, quest'anno, il 2020, il loro capodanno cadrà quando da noi sarà il 24 febbraio, dura due giorni, dal 24 al 26 febbraio. In questa nostra data per loro sarà capodanno. Poi abbiamo il mondo ebraico. Beh, il mondo ebraico quest'anno festeggerà il suo capodanno a settembre, esattamente dal 18 al 20 settembre. E per gli ebrei, al 18 di questo che per noi sarà il 2020, è il 2020, per loro sarà l'anno 5781, perché loro contano contano il trascorrere degli anni da quando ipoteticamente è avvenuta la creazione, quella creazione che loro poi ci hanno venduto come concetto, come storiella, no? La creazione da parte di Dio dell'uomo e quindi della vita sulla terra. Non a caso la società Torre di Guardia, che è fondata da ebrei cristianizzati, da una parte d'élite di ebrei cristianizzati massoni, e non a caso anche a seguito, voglio dire, di quello che è il loro anno fiscale, hanno loro strutturato l'anno teocratico che va proprio da agosto, cioè da settembre ad agosto, a dimostrare che la società Torre di Guardia è praticamente a stretto contatto, culturalmente parlando, la società Torre di Guardia è a stretto contatto con questa parte di ebrei, questi ebrei che sono una minoranza rispetto al mondo ebraico, no? Parliamo di ebrei cristianizzati, sionisti, questi pochi ebrei d'élite che hanno creato questo movimento politico religioso che vede appunto coinvolti anche la società Torre di Guardia con i suoi testimoni di Geova. Ma detto questo, insomma, abbiamo fatto questa breve carrellata delle varie date in cui vediamo questo pianeta vivere in momenti diversi il Capodanno. Quindi il Capodanno in realtà non è un punto di vista oggettivo. Il Capodanno non è un qualcosa di oggettivo, un qualcosa di reale, è un qualcosa che appartiene alla nostra forma mentis, alla nostra cultura. Trova le radici solo nella nostra cultura, nelle differenti culture si manifesta in differenti momenti dell'anno, ovviamente. Quindi il Capodanno non esiste, se vogliamo, perché è solo un fatto culturale, neanche legato al sole, al pianeta Terra che gira,
che ha finito il suo giro totale intorno al Sole, no? Perché per altri questo giro si inizia e finisce in momenti diversi, in momento diverso dell'anno. È evidente, no? In ognuno di noi si è stabilito la propria unità di misura del tempo. In effetti, il 2020 cos'è il 2020? È un'entità a cui si può chiedere qualcosa? C'è gente che chiede di tutto all'anno che verrà, all'anno nuovo. C'è gente che chiede insomma, felicità, serenità, soldi, pace. Ma su via, vi sembra proprio normale chiedere qualcosa al 2020? Vi sembra sanità? È sanità mentale? Questa impostazione, questo chiedere al 2020, ma cosa credete che vi darà il 2020? Il 2020 non vi darà nulla. Bisogna, ecco, io spero, per esempio, tra i buoni propositi per l'uomo, che, visto che siamo entrati in un momento nuovo dell'anno, ecco, che magari la sanità mentale possa essere un traguardo per molti di noi che vivono determinati eventi della vita in maniera non proprio come dovrebbe essere, insomma. Come si può chiedere qualcosa all'anno che verrà, all'anno nuovo? Semmai dovremmo, se proprio ci piace farlo, commemorare questo momento facendo noi dei buoni propositi, facendo dei progetti, stabilendo degli obiettivi, prefiggendoci degli obiettivi. No, noi siamo abituati a chiedere, dobbiamo chiediamo addirittura qualcosa all'anno nuovo. Siamo da TSO. La gente che chiede qualcosa all'anno nuovo è da TSO. Sì, purtroppo generalmente non veniamo visti in questo modo, non veniamo visti in questa prospettiva, perché la cultura, la nostra falsa cultura, basata sulle puttanate, insomma, ecco, a volte supporta e consente a determinati atteggiamenti privi di sanità mentale di essere perpetrati nel tempo. E così, invece di rendere proficuo a questo momento dell'anno, prefiggendoci degli obiettivi reali, no, siamo lì a chiedere qualcosa all'anno che verrà. E il 2020 è un numero, un'unità di misura, che abbiamo noi, con il nostro personale criterio, ideato. Il mio augurio piuttosto invece è di vivere, per esempio, responsabilmente la nostra esistenza, da registi piuttosto che da figuranti o comparse, di essere, perché no, magari originali, più simili a noi stessi, invece di omologarci regolarmente e passivamente alla massa. Cosa faremo nel 2020? Molti di noi, mi sembra giusto, per esempio, augurare di ritrovare il proprio peso-forma, perché il sovrappeso nuoce gravemente alla salute più di qualsiasi agente inquinante, più delle sigarette, per esempio. Sì, prima di ogni cosa dovremmo curare il nostro benessere fisico. Dovrebbe essere alla base della nostra preoccupazione. Il benessere alimentare e fisico, perché se viene a mancare la salute, se un qualcosa in noi non va come dovrebbe fisicamente, qualsiasi progetto che abbiamo nella nostra mente non sarà possibile realizzarlo. No, non saremo efficienti. Il primo, nell'elenco, nella scala dei nostri progetti, deve esserci la salute, il preservare il nostro corpo al meglio.
con un giusto ed equilibrato nutrimento, senza eccessi, perché quando la salute viene a mancare, ha voglia di fare progetti. Non ci sono progetti che tengono, non credete? Dopo aver sottolineato questo aspetto che ritengo sia fondamentale per ciascuno di noi, ognuno di noi, dopo aver creato una giusta scala di valori e di obiettivi da prefiggersi nella vita, nella propria esistenza, può crearsi altri obiettivi, altre mete, altri progetti. Ma per favore, non fatemi vedere di chiedere qualcosa all'anno nuovo. Siate sani di mente. Ecco, prefiggetevi questo obiettivo, la sanità mentale. Non sarebbe male. Ad ogni modo, a livello personale, come canale, il canale Il Bereano, per il 2020, insomma, ci sono dei progetti che già si stanno avviando, e ne avete sentito parlare, per esempio, nel video numero 246. Il video 246 è importante. Pone quindi un punto di inizio per quello che è una serie di progetti che andremo a intraprendere tutti insieme, ovviamente tutti coloro che vorranno partecipare, nel 2020. Per aprile 2020 era prevista, per esempio, la realizzazione di quel progetto giuridico chiamato Class Action. Sapevamo che era così, ma purtroppo abbiamo appreso nel 24 dicembre, mi è stato segnalato da un ascoltatore che ringrazio vivamente, il Sol 24 Ore purtroppo ci ha fatto notare che la class action, intanto, per ragioni burocratiche, come temevo, siamo in Italia ovviamente, e la burocrazia è lenta, molto lenta, piuttosto ferma, e intanto è stata spostata a ottobre 2020, quindi prima di ottobre, stando adesso alle cose attuali, prima di ottobre 2020 non si potrà accedere a questo provvedimento giuridico. Poi non sapremo. Io ho la sensazione, ho la percezione che c'è qualcuno che sa che ci rimetterà pesantemente quando sarà attuabile questo progetto politico, e quindi c'è qualcuno che fa in modo di ritardare i tempi di attuazione di questa legge. Intanto quindi siamo costretti ad accettare questo spostamento, ottobre 2020. Riusciremo il 2020 a procedere con questa class action a ottobre? Ce lo auguriamo, esatto, sì, ce lo auguriamo, perché comunque abbiamo bisogno di chiamare alle responsabilità la società Torre di Guardia, per aver rovinato l'esistenza, per aver compromesso l'esistenza di molti testimoni di Geova e di molti tra noi fuoriusciti da questa associazione. Quindi confidiamo in questo provvedimento giuridico, ma abbiamo altri progetti per il 2020. Vogliamo raggiungere la Corte di Strasburgo, la Corte dei Diritti Umani. Vorremmo organizzare delle campagne per spezzare le gambe a coloro che si sono impegnati nella propaganda pro società Torre di Guardia, con la loro predicazione fatta di fuffa, di chiacchiere e di aria fritta. E ecco, dovremmo contrastare seriamente, organizzati per bene, e non così senza improvvisazioni solite, metteremo in campo, insomma, diverse fasi. Quel formato PDF che ho già distribuito, moltissime copie mi sono state chieste, sto provvedendo a farlo tradurre anche in inglese, perfettamente in inglese, perché vedremo di diffondere questo metodo di intervista, che deve, insomma, far venire a galla alcune verità nascoste all'interno dell'associazione. Vedremo di lanciarlo anche all'estero, per esempio in Inghilterra,
per esempio. Insomma, vedremo di allargarci oltre confine con i nostri progetti e chiunque vorrà ovviamente seguire e per chiunque riterrà che questi progetti possano in realtà produrre qualcosa, perlomeno rallentare l'espansione di questa associazione guidata dalla società Torre di Guardia, perché questo è il nostro obiettivo, portare le politiche di gestione della società Torre di Guardia alle istituzioni, a conoscenza alle istituzioni, perché loro sono dei gran bugiardi, e quando comunicano con le istituzioni mentono e danno garanzie differenti da quelle che realmente poi attuano all'interno dell'associazione. Ecco, ma noi dovremmo appunto con prove dimostrare che mentono, così da far perdere loro diritti acquisiti, diritti fiscali acquisiti, perlomeno sul territorio italiano e perché no, in territorio francese, in territorio inglese, insomma, eccetera, eccetera. Possiamo fare tante cose se seguiamo determinati progetti. Non abbiamo bisogno di fare gruppo, non abbiamo bisogno di fare realizzare gruppetti, chat, cose di questo tipo, no, non serve. Basta che tutti insieme decidiamo di seguire determinate fasi e progetti. Mi auguro appunto che ci sia durante il 2020 persone, individui, soggetti che abbiano il coraggio in qualche modo di partecipare, di dare una mano concreta, senza star lì a, invece come solitamente siamo soliti fare, lamentarci, lagnarci, piagnucolare in maniera sterile e senza nulla realizzare. Ecco, vogliamo essere d'azione, serve un pochino di coraggio, ecco. Dovremmo smettere di temere l'uomo. È così. Essere più sicuri di noi. Abbiamo bisogno di quella sicurezza interiore che tutti insieme cercheremo di raggiungere. Uno stato mentale ed emotivo che insieme cercheremo di raggiungere. Davvero. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Buon anno. Buon 2020 a tutti. Di salute. La salute. Mi raccomando. Alla salute e al benessere fisico. Ciao.